Amala, pazza Cinzia Amala, è una zozza infinita che dura una vita. Zozza Cinzia Amala, bocco, oddio, per questa dentro ragazzi, ci ho dormito tre notti praticamente perché entravo niente, alla fine mi è venuta l'ispirazione. Amala o Anala? No! Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Me l'hai chiamata. 3000 mi piace su questo video. Se domani volete un altro episodio di Bombe di Calciomercato, sì, del Gabbono, cliccate qui, iscrivetevi al nostro secondo canale Roddu 75.000 iscritti. Ma se cliccate qui trovate anche il primo canale, iscrivetevi anche a quello, Roddu 350.000 iscritti. Tanti mi piace e partiamo a bomba. Partiamo subito. Allora, avevo detto nel video precedente che questa l'avremmo detta qua, perché sì, erano troppe, stavamo a sfora coi tempi e via dicendo. Io partirei da Tonali. Sì, perché si è inserito il Milan, detta proprio così spiccia. Cioè, Inter. Inter che temporeggia. Si chiude, cioè, e si chiude e si fa e lo prendiamo ed è qua ed è là. E prendiamo. Che... Se continua così lo prendono in un altro posto, esatto. E fu esatto, così che Tonali andò al Milan e divenne il nuovo Pirlo. No, e divenne il nuovo Pirla. Regà, non so quello che sta succedendo. Comunque, o vanno tutti, ma nessuno se lo prende. Esatto, Inter, cioè, che temporeggia, altre squadre che si inseriscono. L'operazione di mercato sarebbe simile a quella dell'Inter, praticamente. Prestito sì, oneroso con obbligo di riscatto. C'è cioè, chi dice diritto, ma ragazzi, è obbligo di riscatto. Un pagamento dilazionato. Un'operazione di circa 30 milioni esatto, di euro. Fate attenzione, perché dovesse partire Koulibaly, il Napoli su chi si fionderebbe? Eric Garcia. Buono, se non sbaglio è del 2001, giovanissimo, molto molto giovane, e si direbbe che Napoli punta fortemente su questo profilo, che? Quindi fate particolare attenzione. Interessante. Certo, in 2001 deve togliere Koulibaly. Certo, deve togliere una certezza per una scommessa. Torino, tentativo per Praet. Quindi ok, confermiamo che il Torino sta facendo a breve cambierà la Sampdoria il suo nome di Giampaolo in UC Sampdoria stagione 17-18. Assolutamente sì, stanno poco facendo un tentativo. Linetti è già, lo sappiamo, ufficiale, non è zie. Linetti sì, starebbe provando a fare il tentativo. Sampdoria che non ha chiuso le porte, ha detto parliamone con calma, sì, perché esatto, volendo, ecco, si può fare qualcosa. Nuova offerta dell'Atalanta per Miranchuk. Sembrava tutto in defilarsi, tutto in, sì, in fase indefinita, e invece qualche tempo fa la gente di Miranchuk parlava di una trattativa con l'Atalanta che poi sembrava smorzarsi perché non si avevano più notizie. Al momento però sembra l'Atalanta rilanciare per il giocatore, quindi restiamo sintonizzati. Ricordiamo lo calciatore della Lokomotiv Mosca, che in 32 partite quest'anno ha fatto 16 gol. Non quindi male, va bene così. Vogliamo parlare di Chilwell al Chelsea? Io direi che sì, è abbastanza... parliamone, perché ne avevamo parlato, accennato anzi all'Leicester che cercava un sostituto di Chilwell, proprio perché comunque va al Chelsea, ragazzi. Quindi Chelsea che continua la campagna acquisti sfrenata, sta facendo di tutto. Ma una cosa di quelle più sfrenate veramente, perché mi pare 55 milioni 55 di euro. 55 milioni se non di sterline addirittura? 50 milioni di sterline, 55 milioni di comunque euro. Comunque ragazzi, per un capito, terzino però... sinistro, un cioè tanta cioè, roba. Ragazzi tanta miei, roba, io non vorrei dire nulla, Transfer Market già lo portano al Chelsea, valutato da Transfer Market 40 milioni bomboni di euro. L'hanno pagato veramente di più, tanto sì, di più. Sì, esatto. Questa è grossa, riguarda sempre la Premier League. Potresti sì, stupirti, ma non troppo. Cioè? James Rodriguez, Ancelotti, Everton, ci Everton sta, perché Ancelotti l'ho allenato al Real Madrid, se non mi sbaglio, sì, quindi pallino di Carlo Ancelotti, che infatti anche l'anno scorso al Napoli provò a prenderlo e non ci... Esubero per esatto, il Real Madrid, punto interrogativo, a quanto ci risulta sì, sì, sulla base di 30 milioni di euro, milioni di euro, potrebbero chiudere la trattativa. Il giocatore è anche un po' da rifondare, un po' da rivalutare secondo me, quindi con Ancelotti potrebbe trovare... Potrebbe rilanciarsi, sì, secondo me potrebbe assolutamente rilanciarsi. Detto questo, ve l'avevamo detto nel video precedente, Suarez, Ajax, se fa una lira, lo hanno detto proprio i dirigenti dell'Ajax, sì, potrebbe andare all'Inter Miami. Miami. Di David Beckham, se non mi sbaglio, quindi andrebbe a percepire pure bei soldi. E mi dispiacerebbe e Beckham, ti ricordo delle dichiarazioni di qualche tempo fa che disse, se abbiamo la possibilità di Messi e Ronaldo, li prenderemo.
offriremo i peggio soldi. Lo so, prenderli. Lo so, assolutamente. Non arriveranno mai. Non arriveranno, però mi dispiace per Suarez perché secondo me poteva ancora dare tanto al calcio europeo. Non è detto, non è ancora detto. Nel caso in cui accettasse, potrebbe accettare ovviamente per l'offerta economica bella pesante. Però vediamo quel che potrebbe accadere. Inter tornano forti su Sepe e su Darmian. Quindi, secondo Dandanovic, in teoria è Radu, però se dice che l'Inter voglia Sepe. E Darmian, da quel che abbiamo capito, è una richiesta espressamente fatta da Antonio Conte. Sì. Ci sono delle trattative in ballo, più dei sondaggi, lo ha detto Di Marzio, stanno per intavolare una trattativa semidefinitiva, si arriverà prima o poi al dunque. Okay. Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Il nuovo allenatore del Genoa è stato ufficializzato, quindi secondo me è buona scelta per il Genoa. Io direi proprio di sì, potrebbe essere... Vedendo quello che ha fatto a Cagliari nel primo periodo, un allenatore adatto, ideale per esprimere un buon gioco, perché sì, poi alla fine è quello che manca al Genoa, diciamoci la verità. Mancherebbe anche un pochino di qualità nella rosa, secondo me. Sì, magari stanno cercando qualche intervento di giusto, intervenire sul mercato. Sì. Scambio Biraghi d'Albert tra Fiorentina e Inter stanno provando a trattare per il rinnovo dei prestiti. Esatto, quindi d'Albert a Firenze e Biraghi a Milano. Non c'è ancora l'accordo, quindi se continua così, D'Albert ritorna all'Inter e Biraghi se ne ritorna alla Firenze. A Firenze. Questo è qua. Staremo a vedere. Io l'ho detta. Sema, Paredes e Kšištof Piontek, forti obiettivi della Fiorentina. Fiorentina che sta puntando nomi di grossa qualità comunque. Fiorentina di commisso che fa sul serio, sì, che vuole provare, ne abbiamo parlato nel video precedente, abbiamo parlato di un sondaggio per Gonzalo Higuaín. Resta il nodo ingaggio, ma stanno provando a sistemare la situazione con la Juventus, intenzionata a sbolognarlo. Quindi ragazzi, calciomercato che entra nel vivo, Fiorentina... Che Fiorentina potrebbe interessare una squadra veramente veramente. Si parlava già di Torreira, adesso si parla di Sema, di Piontek, di Higuaín. Comunque ragazzi, sono nomi molto molto importanti. Per Piontek è spuntato anche il Torino. Torino che aveva puntato Schick che sembra più propenso all'Everkusen. Leverkusen, sì. Quindi si inserisce nella trattativa anche il Torino. Sì. Un ritorno di Piontek in Serie A non è poi così utopico. No, perché infatti ci sono parecchie squadre interessate al giocatore. Se nel precedente video abbiamo parlato di Balotelli offerto al Benevento, sì, tu devi sapere che hanno praticamente chiuso anche per il Benevento, dici? La Padula con il Genoa sulla base di soli 4 milioni di euro. Okay. Mi sembra una trattativa perfetta in rapporto qualità-prezzo per e di esperienza per provare a salvarsi. Assolutamente sì, un attaccante che ti può giocare titolare, che può fare la riserva senza problemi, che quando lo chiami in causa si fa più o meno sempre trovare pronto. A Zielinski è stata inserita una clausola da 110 milioni di euro con rinnovo. Comunque il Napoli vuole blindare il giocatore, non vuole privarsene, quindi per evitare inserimenti di squadre... No, Nezie è andato sul pesante e va bene. Buona mossa. La Juventus, ne avevamo già parlato in un altro video, torna forte su Partey. Fate attenzione. Thomas Partey dell'Atletico Madrid. E ancora una volta provano ad inserire nella trattativa Bernardeschi. Sì, Bernardeschi, perché se ne era già parlato. Che a quanto pare a Ciolito Simeone gradisce, così come lo gradisce però anche Aurelio De Laurentiis. Stanno riprovando a intavolare anche eventualmente una trattativa per lo scambio Milik-Bernardeschi. Per il momento è tutto completamente in stand-by, però sono tutte alternative altamente probabili. Senti, prima che ci dimentichiamo, diciamo la notizia che abbiamo tralasciato nel primo e la diciamo adesso? Che riguarda il nel Manchester video precedente City. Abbiamo detto che il Manchester City sta provando ad affondare per Messi. Sì. Sapete come vogliono provare a convincere, tra virgolette, il Barcellona? Offrendo un certo Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, che è sempre stato un obiettivo forte del Barcellona. Del Barcellona. Quindi, regà, non si possono parlare a Messi, lo stavo a dicendo, Gabriel Jesus. Nel pensiero, due giocatori completamente diversi. E soprattutto, se Messi se ne va perché si libera a zero. Esatto. Però... diciamo, capito? Che... dice vabbè, guarda, visto che lui va a venire da me, io te do lui una corsia preferenziale, una nonna e una zia.
sono due operazioni in teoria completamente slegate. Poi dipende dalla classe. Se il City c'ha intenzione di pagare la clausola dei Messi, no, raga, è e quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, ma 700 milioni di clausola rescissione. Ma non si sa mai dalla vita. Io non mi meraviglio più di niente. E va bene. Higuain, rescissione, buona uscita, scambio. Ragazzi, è ancora un punto interrogativo. Ve lo abbiamo detto e ve lo continuiamo a ripetere. Sondaggio non si sa della Fiorentina, però comunque il giocatore vorrebbe restare a Torino per comunque mantenere i suoi 7,5 milioni di contratto. Juventus che cerca di pensarlo in qualunque modo, è una situazione di completo stallo. Nelle ultime ore si defila la possibilità di Messi in Italia. Sì. Juventus e Inter che sembra abbiano detto non faremo mosse di mercato così importanti, e fu così che arrivò all'Inter o alla Juventus. Esatto. Stesso discorso per il Bayern Monaco. Hanno detto la stessa identica cosa, vediamo se sarà vero oppure se sono semplicemente delle mosse per depistare la concorrenza. È ovvio però che tutte le squadre più importanti del mondo alla fine vengano messi in automatico sul giocatore. Su Messi, esatto. Mi piace, commentate, condividere, iscrivetevi ai nostri due canali, li trovate qui, attivate le campanelle, cliccate, se no non ricevete le notifiche. Profili social tutto in descrizione, contenuti consigliati, 3.000 video entro la prima ora. 3.000 video entro 3.000 la prima ora. 3.000 mi piace entro la prima ora. Se continua così famo 3.000 video al giorno. Alla prossima. Per un nuovo contenuto di calciomercato di Bomba del Alla prossima con un nuovo video. Vi saluta Cinzia. Ciao raga. Bella.